Ah, ma acceso! Bentornati e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi racconto un po' della mia caduta stupida che ho fatto e andiamo a sistemare questa moto che ha un po' di lavoretti da fare. I lavori che dovrò fare oggi non sono complicatissimi, però vanno fatti perché questa moto ne necessita ogni tot chilometri. Innanzitutto dovrò fare il tagliando, cioè cambiare l'olio e il filtro, rabboccare il liquido dei radiatori, che vi faccio vedere dopo dove sta, è un casino. E alla fine aggiustare un po' i danni che ho fatto, che non sono così gravi, però dato che non voglio andare in giro con una moto tutta conciata, sistemo per quel che posso fare con quello che ho in casa. Io non mi sono fatto niente di che perché alla fine ho fatto una caduta un po' stupida, infatti ho solo qualche graffio qua e sulla gamba. Però la moto, non so se potete notare, anzi ve lo faccio notare io, ha qua un segno sulla carena e qua una botta che non so come sistemare. Però vedrò prima o poi come magheggiarmela. Oltretutto si è graffiato un po' qua il carter e per il resto si è spaccato lo specchietto che c'era da questo lato. Andiamo a rimetterla in sesto. Nel frattempo poi vi spiego come ho fatto. Prima cosa, già che ci sono, vedo di rabboccare il liquido dei radiatori, che in realtà mi hanno spiegato che il liquido dei radiatori sta sotto il serbatoio. Però questo è l'altro serbatoio di scorta e devo rabboccarlo perché effettivamente non c'è liquido. E adesso facile facile, svitiamo qua e lo rabbocchiamo. La moto andrebbe tenuta dritta per rendersene conto. Forse ho esagerato un po' a metterlo, ma sti cazzi, va bene lo stesso. Quando sono caduto qua mi si sono rotti gli attacchi. Non so se potete notare, uno e uno due rotti. Dovrei cambiare la carena, anche perché è tutta saccagnata. Però dato che adesso non abbiamo i soldi per farlo, utilizzerò qualche fascetta. Vedo se riesco a ribucare questi cosi. Testiamo. Chiaramente trapano colonna con la punta di un cacciavite. Il metodo NCH è scaldare la punta del cacciavite finché non diventa incandescente come l'interno di un vulcano. Trovare il punto che prima ho preimpostato e forarlo tutto. Sbam, nuovo buco. Già sapete che con questo indelebile farò fucking magie. Nel frattempo vi racconto un po' com'è andata, perché la moto è conciata così. Ve lo assicuro, non è successo niente di grave. Mi serviva a fare un po' il drammatico per il titolo del video. O almeno sono sincero. Vabbè, sta di fatto che non ero qua a casa mia, ma ero a Cesenatico, nelle zone che ultimamente frequento, dove ho fatto uscire anche l'ultimo video. Spero che l'abbiate visto e che abbiate lasciato un bel mi piace. Lasciatelo anche sotto questo video. Dicevo, ero nelle zone di Cesenatico. Di ritorno prendo la moto per tornare da Milano Marittima a Cesenatico. Perché infatti no, non ero a Cesenatico in quel momento, ma ero a Milano Marittima. E succede che a una rotonda avevo davanti una macchina che mi, tra virgolette, oscurava la vista della rotonda. Io ero per lo più concentrato sul guardare dritto per dritto, non sul guardare l'asfalto com'era o quant'altro. Inizio a piegare durante la rotonda. Quando la macchina passa a metà rotonda, noto che c'era una striscia d'acqua in mezzo alla rotonda. E quella striscia d'acqua mi ha fatto fare queste strisciate sul braccio e sulla moto. Ma cadendo tipo a 15 all'ora, 20 all'ora a dir tanto. Niente di che. Però mi ha un po' rovinato la moto. In più i miei amici mi hanno detto che quella rotonda è una rotonda che ci fanno i lavori e c'è la sabbia, la terra, tutti i detriti che ci sono. Era sera, era notte, era buio, non ci ho fatto caso e sono scivolato. Vabbè, è successo questo in poche parole. Bene, lavoro finito. Rimontiamo tutto quello che c'è dietro da montare. Dai, magari si nota già un po' meno. Fascette way qua sotto. Fa un po' schifo da vedere, però sicuramente non si stacca. Ok, moto rimessa in ballo, eccola qua. Adesso ve la faccio vedere per bene. Sicuramente non si nota più il bianco che c'era prima e qua sotto è attaccata molto meglio. Vabbè, devo dargli una pulita, ma quello verrà poi. Adesso è l'ora del tagliando, quindi qua dentro un litro, due litri, tre litri, quattro litri e un filtro. Il filtro e l'olio è lui, quello che sto inquadrando adesso. Va svitato con una chiave particolare, oppure c'è un metodo cattivissimo che proverò a utilizzare se non mi si svita a mano, dato che non ho la chiave particolare. L'olio invece va scolato da questa vite qua sotto, ve la faccio vedere. Questa vite qua, che è proprio sotto la moto.
Ok, e facciamo questo cambio dell'olio. Wow, bello nero, onesto. Se non riesco a svitarlo a mano, dato che non ho il tool apposta, modo brutale. Dai, che ce la posso fare? E vabbè, si va di metodo brutale. Cacciavite, martello. E la madonna. Quanto è stretto sto coso. Dai, cazzo. Svitati, bastardo. Svitati, stronzo. Oh, si sta muovendo. Mi serve un perno ancora più lungo. Alla ricerca di un perno più lungo. Ma anche lui sembra non scherzare. Oh, let's go! Let's go! Distrutto, da cambiare con quello nuovo. E dentro la moto vanno 3 litri e mezzo. Perfetto, adesso prendete il filtro nuovo, spacchettatelo e oliatelo un po' col vostro olio. Iniziate a rimetterlo su, al suo posto, dopo aver pulito qua dentro. E avvitatelo per bene a mano. Anche a me hanno detto di avvitarlo a mano. Adesso spacchettiamo tutte e quattro le bottigliette e andiamo a metterci 3 litri e mezzo d'olio. Non so perché parlo al plurale ogni tanto, però faccio sempre le cose io da solo. E poi il lavoro è done, finito. Questo è quanto se avete un Kawasaki. Invece se avete altre moto enduro, due e mezzo, due tempi, quattro tempi, ho detto due volte due tempi, fa niente. La situazione è un po' diversa, ho un po' di video dove lo faccio e se avete bisogno andatele a controllare sul canale, che l'ho fatto su un due e mezzo, quattro tempi e se non sbaglio anche sull'USA, quando io ho fatto tutti i lavori strani. Intanto gli do una grassata alla catena. Per il resto, dalla caduta io mi sono ripreso. Settimana prossima uscirà un video, raga, che non potete perdervelo. Vi dico solo che questo oggetto lo utilizzerò nel prossimo video. Voi non perdetevelo. Ci vediamo, a presto. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost.